Buongiorno a tutti, volevo parlare della performance del comico Roberto Benigni a Sanremo, eh, l'ho ascoltata, ecco, volevo, volevo intervenire ecco, non tanto per denigrare o criticare, ma eh, per dare un po' di giustizia a un libro che come ho detto... Benigni lui stesso citando Rabbi a chi va. Ecco, è il santo dei santi dei libri della Bibbia. Ecco, quindi non si scherza. Ecco, volevo eh, precisare alcune cose perché con la Bibbia eh, non si scherza. Ecco, bisogna essere estremamente rigorosi. E quindi ved vedremo eh, Due punti che ho scelto eh, della performance eh, dove c'è una, una traduzione maldestra, ecco, poi ne parlerò, vi farò vedere. Adesso vediamo la scheda. Allora iniziamo, eh, bisogna dire una cosa: ecco che ehm, nella Bibbia, ecco la promessa. Di Dio come sposo del suo popolo lo troviamo in tantissimi luoghi di tutta la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E leggiamo alcuni testi del profeta Isaia 62, 4, 5 dice nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. Ma tu sai, sarai chiamato mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si, compiaci, si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E dice: eh, La tua terra. Avrà uno sposo, ecco, c'è una promessa, una promessa che ci proietta come vedremo al Nuovo Testamento. Leggiamo un altro testo del profeta Osea, bellissimo ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà. E tu conoscerai il Signore. Ecco qua se si vuole dire qualcosa di scandaloso, eh, lo si può anche dire. Guardate questo verbo ebraico, eh, Yada, questo qui eh, vuol dire conoscere. Tu conoscerai il Signore. Che vuol dire una, in ebraico, vuol dire una, una conoscenza molto profonda dell'altro, eh, esistenziale, empatica. Ecco, però è anche il verbo con cui si di solito, si, anzi quasi sempre, eh, si indica l'atto sessuale. Allora, se dobbiamo trovare qualcosa di scandaloso, ecco, nella Bibbia, qua ce, ce, ne, ce ne abbiamo trovato un, un elemento. No, sto scherzando, comunque si tratta di una eh, come eh, la Bibbia dice che il rapporto sessuale, quando lo sposo si unisce alla sposa, la chiama, si dice eh, e la conobbe con questo verbo. Qui però eh, questa conoscenza eh, che è anche una conoscenza empatica, ecco, quando Dio vede il suo popolo sofferente in Egitto dice ho udito il grido del mio popolo, ho visto, ho conosciuto. Eh, vuol dire una, una partecipazione alla sofferenza dell'altro, come dicevo prima, una una conoscenza empatica. Però c'è questa frase di Osea, ti farò mia sposa per sempre, ecco, parla al suo popolo, alla città, ecco anche questa. E, però a chi è questo sposo che doveva arrivare? Pensate che Isaia scrive otto secoli mh, prima di Cristo, Osea cinque secoli sembra più o meno. E se non di più, non ricordo comunque, sono diversi secoli prima di, di Cristo, e quindi si attendeva uno sposo ecco, dell'umanità, soprattutto dei fedeli del Signore che, che Dio avrebbe sposato eh, i fedeli del Signore. Ma chi è? È il Signore Gesù. Lo leggiamo nei Vangeli. Chi possiede la sposa? Dunque, qua sp devo spiegare un po'. Ecco, c'era una discussione tra eh, i discepoli di Gesù e, e quelli di Giovanni, e poi la disputa erano intervenuti anche i farisei, eh, perché i discepoli di Gesù non digiunavano. Allora Gesù risponde. Potete far, far digiunare i figli del talal munuziale mentre lo sposo è con loro, verranno per, però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro, allora in quei giorni digiuneranno Luca 5, 34, 35. E qui eh, non traducono bene, io ho tradotto letterale perché anche a me piace la traduzione letterale, mi piace molto, ecco, è, è, il, è il mio approccio alla Bibbia, non sono gli invitati a nozze, sono i figli del talamo nuziale, sono i discepoli di Gesù e lo sposo che era con loro era lui, qui non si può sbagliare. E Giovanni indica in Gesù lo sposo e lui chi è? L'amico dello sposo, è quello che preparava il matrimonio, l'amico del cuore che si occupava della preparazione delle nozze. E Giovanni Battista dice chi possiede la sposa è lo sposo, cioè Gesù, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Ecco, Giovanni Battista, che era l'amico dello sposo, gioisce perché lo sposo è arrivato. E con chi si sposa? <ride> con i discepoli, con i suoi fedeli, con i fedeli di Dio. Allora, questa è la premessa. C'era questa premessa, questa promessa antichissima. Di, questo, di queste nozze tra Dio e il suo popolo, soprattutto tra i suoi fedeli, ma la troviamo anche in, in tanti altri, altri libri, potete leggere il Salmo 44-45, eh, l'Apocalisse al capitolo 19, al versetto 7 dice... Ecco le nozze, del, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, la conclusione della, della vicenda umana. Si conclude con le, spo, con, con le nozze tra Dio e l'umanità, ecco, eh, questa è la premessa. E poi c'è il problema del cantico dei cantici. Io non ho in tasca la verità ecco sul cantico dei cantici però dicono che è un'allegoria ma eh, io penso che si avvicini più a un libro metaforico perché c'è perché una grande differenza tra tra il nostro mondo occidentale che deriva dalla cultura greco latina dove c'era un altro modo di, espo, di esporre eh, disporre il racconto, ecco, ad esempio c'erano certi artifici retorici con, come il sillogismo, eh. invece i semiti e eh, eh, soprattutto la Bibbia in tantissimi luoghi, sempre, antico e nuovo testamento, si esprime per, per metafore, per immagini, e allora bisogna cercare di capire cos'è eh, Cos'è una metafora? <ride> ecco, ecco, quando nel Salmo 1 eh, dice del giusto, sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, eh, alla corrente estende le radici. Ecco, eh, è un'immagine rigogliosa, però applicata a un uomo, questa è una metafora. Il, il, dei cantici, il cantico dei cantici è più che un'allegoria, l'allegoria è un po' lontana eh, dal testo letterale, invece la metafora è vicinissima al testo letterale. Basta ecco, capire la metafora, ecco, ecco. entrare un po' nella mentalità dei semiti, anche gli arabi parlano eh, attraverso i proverbi, le massime, le metafore, eccetera. I semiti sono diversi da noi, ecco, usano questo artificio retorico per spiegare dei concetti. <ride> ma io ho intravisto un errore eh, abbastanza, <ride> abbastanza grave, due ne ho trovati e poi anche altri, ma ne prendo solo due per non essere troppo lungo. E, e... Il Cantico, al versetto 2,4, eh, mi ha introdotto nella cella del vino, e il suo vessillo su di me è amore. Ecco, col termine lì, degel, che lo volete, ve l'ho messo lì in ebraico, dunque lo, lo, lo troviamo, vi faccio vedere le note, lo troviamo eh, 13 volte nel libro dei numeri e una volta sola nel Cantico dei Cantici. Ecco 13 volte, eh, allora 13 contro 1. <ride> il degel è lo stendardo, non è il membro maschile, era lo stendardo che avevano le, le tribù di Israele quando si mettevano in cammino nel viaggio del deserto nel viaggio nel deserto e allora c'era tutta una predisposizione perché dovevano partire prima alcune eh, alcune tribù e poi altre in mezzo c'era eh, l'arca di dio l'arca dell'alleanza e ogni ogni tribù doveva eh, ehm, si, si, si distingueva per il, il vessillo della tribù lo stendardo sarebbe lo stendardo ecco questo è il significato se andiamo a vedere le concordanze le concordanze eh, sono dei libroni enormi dove ti fanno vedere eh, una parola dove cade in tutte le altre in tutti gli altri testi della Bibbia, ecco, è una voce che ho detto cade 13 volte nel libro dei Numeri con significato di stendardo e non di membro maschile. Ecco, ci sarebbe solo eh, in, eh, membro maschile solo nel Cantico dei candici cioè, ma è impossibile eh. 13 voci contro una. Io ho visto anche i lessici, eh, nessuno traduce così, Io ho visto le migliori traduzioni, nessuno eh, traduce così, ma per essere eh, precisi quando si studia un testo biblico eh, si guarda il lessico, il dizionario, però eh, si deve eh, soprattutto guardare le concordanze, cioè cosa vuol dire in altri luoghi quella parola. Ma però rimaniamo al cantico dei cantici e facciamo vedere l'errore. Un, un altro passo che è stato toccato eh, da Roberto Benigni è il cantico al, al capitolo 6, 10: Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come schiere a vessilli. Spiegati, ecco, eh, allora qui c'è il termine eh, d'Egel ecco, che vuol dire stendardo, vessillo, anche se è un verbo, però nella Bibbia ebraica eh, si fa eh, il verbo e il sostantivo sempre con la stessa radice. Qui abbiamo il verbo e qua, qua d'Egel il, il sostantivo, però la radice è. Ehm, rimane la stessa, io ve l'ho segnato in rosso, anche voi che non sapete, quelli che non sanno l'ebraico, ecco guardate che è la stessa radice, Degel, vedete, Dagal, la radice Dagal, Degel e nitgalot, è una forma verbale, ecco, la radice rimane, allora già nel, nel canti, anche nel cantico dei cantici capiamo che vuol dire che vuol dire vessillo o stendardo. Ecco, mi ha introdotto nella, vino, nella cena del vino il suo vessillo su di me e amore. Lo stendardo era quello che rappresentava eh, l'appartenenza a una tribù. E era un segno che vedevano tutti. Ecco, e, il suo vessillo su di me e amore vuol dire che eh, vuol dire che la, la, ciò che distingue, che distingue lo sposo del cantico è che eh, sul, non è un vessillo di guerra ma è un vessillo di amore ecco questo ci sta e, e poi vediamo un altro errore eh beh, però vediamo un altro passo ecco che ho ehm, il vessillo eh, nella Sacra Scrittura, in Isaia, ma vediamo anche nell'Esodo, è riferito sempre al Signore. Leggiamo Esodo 17,15. C'è un altro termine, ma che vuol dire st vessillo, stendardo, anche questo. E dice, mh, cioè stendardo, insegna, segnale, segno. Eh, dice, allora Mosè costruì un altare, lo chiamò, il Signore è il mio vessillo, ecco. Allora, chi è il vessillo della sposa dei cantici? È Cristo, è il Signore. E I figli dello, de, del talamo nuziale sono i discepoli, questo in tutta la Bibbia. Eh, ho detto, leggete il Salmo 45 ha formato il mio cuore, la parola buona, dico al re il mio, il mio poema, quel, quel salmo lì, ditelo tutto, c è un salmo metaforico anche quello lì, dove c'è lo sposo e ci sono le spose, oppure la parabola delle dieci vergini che aspettano lo sposo. Ce ne sono tantissime di queste, di queste metafore. Il cantico dei cantici va su, su, su una linea biblica, eh, poi che ci siano dei termini erotici, eh, dopo lo spiegherò anche dopo, ma eh, ci sta. Nella metafora tra, di, tra un uomo e una donna, cioè nell'amore omosessuale, la Bibbia prende in esame solo quello, non altri tipi di amore. Poi parlerò anche dell'amore. Ma eh, se Dio è sposo è chiaro che per farci capire, ecco, Dio prende... Una cosa che noi, che noi eh, viviamo nella nostra vita, cioè l'amore verso la nostra sposa, la nostra compagna, verso una donna, e che è la cosa più bella che ci è stata data sotto il cielo sicuramente. Ecco, Dio ha creato la coppia, che non ha creato l'uomo e la donna, ha creato la coppia ed è la cosa più bella che ci è stata data sotto il cielo. Però eh, la conoscenza di Dio quando come sarà alla fine è tutta un'altra cosa. Ecco. È chiaro che il Signore, quando parla del popolo che ritorna a Dio, parla con un'immagine, un'altra metafora. Eh, la metafora del campo fiorito, mentre invece, quando è lontano da Dio, c'è un deserto. Eh, è chiaro che sono sempre immagini che vengono presentate. Ve l'ho già detto, la lingua ebraica, ma in generale i popoli semiti ragionano in questo termine. Questo è il primo errore. Comunque. E poi adesso leggiamo. Ah, poi c'è un'altra cosa da dire: il termine degel stendardo e non membro maschile eh, ha un corrispondente aramaico. Potete vedere qua, e vuol dire stendardo vessillo, e non ha altri significati. E... L'aramaico è. È la lingua più vicina all'ebraico, è lo stesso alfabeto, le altre lingue semitiche no. Quando, per essere sicuri bisogna guardare anche l'aramaico perché ha tantissime parole in comune con l'ebraico antico. Quindi anche, il, anche il Marco Jastrov, questo studioso eccezionale di aramaico, traduce così. Degel vuol dire stendardo, vessillo. Guardiamo un altro errore. Leggiamo, cantico 5, 3-6. Son... È un altro testo che è stato citato nella performance. Mi sono tolta la veste. Come indossarla ancora? Mi sono lavati i piedi. Come ancora sporcarli? Il mio diletto ha steso la mano dall'apertura. E le mie viscere furono colte da un fremito. Mi sono alzata per aprire al mio diletto e le mie mani stillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora il mio diletto, ma il mio diletto già se n'era andato. Era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato ma Non mi ha risposto, ecco, ecco. il testo è stato accettato eh, solo un pezzo, <ride> non tutto il contesto, allora non si capisce niente. E allora, quando dice il mio diletto ha messo la mano nella mia. Eh, eh, qui si, si direbbe ne, nell'organo sessuale della donna, ecco se ho capito bene. Eh, ma qui c'è un altro errore. E poi, innanzitutto, dice ha steso la mano dall'apertura, non nell'apertura, nella fessura eh, nel sesso della donna, dall'apertura. Però poi vedremo che è la porta, <ride> è il buco della porta, oppure la fessura della porta che serviva per aprire la porta. Eh, andiamo a vedere cosa vuol dire il termine hor apertura nelle note si trova 22 volte nella Bibbia e vari significati buco cavità caverna fessura spiraglio apertura ecco la 70, che è una versione antichissima di rabbini che hanno tradotto dall'ebraico in greco, ne siamo prima di Cristo due o tre secoli, quindi una, una versione sempre da tenere al fianco dell'ebraico, ecco, per essere sicure, traduce OP, apertura, foro, buco. Ecco, potete vedere le coordinate del dizionario che ho, che ho scelto. E allora praticamente qua cosa succede? Non si incontra, non c'è l'amplesso, certo che c'era un grande amore, c'è anche un, un preparativo, è eh, chiaro che rimane nella metafora di due, di due che si amano, eh, quindi la, la, la sposa eh, la, eh, si toglie la veste, si lava i piedi, si prepara eh, per l'amplesso. Questo ci sta. E poi dice, e sente che il diletto è vicino, è alla porta, e quindi viene pre preso da un fremito nelle viscere. E qua bisogna stare attenti, le viscere non è l'organo sessuale, che si dice rechem, questi sono meai in ebraico. Le viscere nella Bibbia sono eh, la sede della, della tenerezza, della, della compassione e della tenerezza. Sono spesso attribuite all'amore della madre per il figlio. Allora cosa succede? Mi sono alzata per aprire il mio diletto e le mie mani stillavano mirra. Era l'emozione, un effetto psicosomatico. Gli sudavano le mani eh, dall'emozione, questo si vede il vero amore. Ecco. Oppure quando viene la pelle d'oca, quando c'è l'incontro con l'amata, insomma, sono, possono essere tanti eh, i moti psicosomatici. Fluiva Mirra dalle mie dita, vedete in poesia che bello! La Mirra la chiama eh, perché è preziosa, è un segno di amore. Anche questo, la Mirra era un unguento prezioso. Sulla maniglia del chiavistello, allora vediamo che si parla della porta, del buco della porta, della fessura, dell'intercapedine, quello che volete. Eh, però Hor non, non è sesso femminile, e poi la sposa, l'amata, ho aperto allora il mio diletto, ma il mio diletto se n'era già andato. Era scomparso, io venni meno per la sua scomparsa, l'ho cercato ma non l'ho trovato, l'ho chiamato ma non mi ha risposto. Allora se leggiamo il testo eh, tutto intero abbiamo capito, uno, eh, che si trattava di, di qualche aggeggio sulla porta, oppure un buco per infilarci il dito e aprire, e, e poi che non ce l'ha plesso, mi dispiace non c'è l'atto sessuale, che, che delusione diranno tanti, invece è bellissimo perché il cantico dei cantici, ecco, certo parla dei seni, delle cosce, della donna, del petto, dell'amato, E beh, ci sta ecco, perché la sessualità l'ha creata Dio, e quindi è buona, lo farò vedere dopo. Ma eh, però eh, questi due amanti, questi due innamorati, eh, si cercano, si parlano molto. Ecco, la parola, ecco, oggi si parla poco eh, con gli, tra, tra, tra gli innamorati, si va subito al dunque. Che si consuma come si consuma un hot dog, poche parole, invece qua si parlano in poesia, si dicono delle cose bellissime, si cercano e si amano eh, di un amore eh, travolgente, anche se non si vedono. <ride> si cercano eh, ma ancora non si vedono. E... Vi ricordate quella canzone, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, cioè se non ti avvicino e non ti vedo con i miei occhi non ti amo più. Eh, invece qui è tutto il contrario, eh, pur non vedendosi c'è questo amore travolgente e anche la lontananza è proprio la, la, eh, il banco di prova del vero amore, ecco, quando si è lontani per varie faccende. E ci si continua ad amare in modo travolgente, si pensa sempre all'altro, allora l'amore ha superato il banco di prova. Ecco, le immagini sono sensuali, ma ci stanno. Ecco, e, e adesso voglio, voglio dire un'altra cosa sulla sessualità. Ecco, quando nella Bibbia c'è il racconto della creazione. E, per sei volte, dopo che Dio crea il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, tutti gli elementi che formano la nostra, il nostro pianeta, ma anche il cosmo, partendo dalla luce, l'avete letto tante volte anche voi, ogni volta alla fine si conclude, Dio vide che era cosa buona. E si conclude fino al sesto giorno, dopo sapete che il settimo si è riposato. Però quando c'è la, eh, la creazione dell'uomo e della donna, io dico la, la creazione della coppia, ecco, che conclude eh, tutta l'opera della creazione, come quando si mette una ciliegina sulla, sulla torta, la cosa che si fa alla fine, ecco, la cosa più bella ecco, che si mette per ornare qualche cosa, è proprio la creazione della coppia, è il fine della creazione. E, e quando Dio eh, crea la coppia, l'uomo e la donna, non dice era cosa buona, ma dice vide che era cosa molto buona, dice così perché l'amore tra l'uomo e la donna, come ho detto prima, è la cosa più bella che esiste sulla terra, che ci è stata data sotto il cielo. E quindi non è, e fa, e la sessualità fa parte di questo amore. E quindi anche la sessualità entra in questa formula, è cosa molto buona. E poi siamo noi uomini che la roviniamo in tantissimi modi, la mercifichiamo la sessualità in tantissimi modi. Non sto qui a parlare, oppure entrano le gelosie, la passionalità, eh, oppure entra eh, il, il dominio dell'uomo sulla donna, eh, i femminicidi. Insomma, eh, eh, abbiamo rovinato tutto, ma Dio dice cosa molto buona. È l'uomo che, che non sa usare delle cose di Dio e che rovina tutto. Poi c'è dietro anche il nostro nemico giurato, che è Satana, ecco, che vuole sconvolgere tutte le cose buone e belle che Dio ha fatto. E, e poi la sessualità, l'atto sessuale genera la vita. Scusate, ma che cosa c'è di più prezioso della vita? Non c'è niente. Dare la vita a qualcuno viene al mondo un altro uomo, un'altra creatura. È più, è che cosa c'è nel mondo di più importante? È una vita umana è destinata a esistere per sempre, è destinata alla risurrezione finale. Invece tutte le cose per cui trivoliamo tutto il giorno, i nostri averi, la nostra casa, i nostri soldi, quelli li dovremo lasciare qui. Ecco, ma eh, avere un figlio, ecco, eh, si spera che appunto. Eh, il figlio cammini, ecco, in una certa direzione. E, e sappiamo che ci ritroveremo tutti nella vita futura, quindi una vita umana è la cosa più preziosa che c'è e quindi la sessualità è estremamente importante. E certo deve essere anche bella, Dio l'ha creata così. E fatta bene, ecco, non come si fa oggi, che come andare al McDonald's, eh, si ingurgita un hot dog e, eh, e poi è finito tutto. C'era un rabbino, non mi ricordo il nome, che, che rimproverava quegli uomini che dopo aver fatto l'amore con la loro moglie eh, si voltavano di là e ronfavano. <ride> C'era ragione. Perché l'amore è una cosa seria, la tua amata la devi amare 24 ore al giorno e non solo in quel momento lì. E andiamo avanti, qui ho trovato, abbiamo trovato allora due errori madornali. Ecco, io beh, lo spiegherò poi alla fine, ecco, non voglio dare dei giudizi, ecco, mi limito però a difendere il libro sacro. Ecco, questo come biblista lo devo fare. Ecco, eh, quindi se a qualcuno non piacerà a me non mi interessa. Ecco, se mi fanno eh, delle obiezioni in merito a, a quello che ho detto sugli errori, ecco, posso intervenire, ma però eh, con la Bibbia non si scherza, soprattutto con il Cantico dei Cantici che parla dell'amore di Dio, come vedremo adesso. Il capitolo 8. Ecco, gli antichi, ecco, sia ebrei che cristiani, che l'hanno considerato un libro mistico, non erano tutti stupidi. Ecco, Sempre i, gli studiosi moderni hanno il prurito di trovare la cosa, buona, la cosa nuova, che, eh, ma c'è una tradizione bimillenaria, più che tri trimillenaria di questo libro. Eh, beh, tutti quelli che l'hanno letto erano deficienti. Intanto, come ha detto anche Roberto Benigni, è entrato nel canone. C'è un, un motivo, si è entrato nel canone dei libri sacri degli ebrei e ce l'hanno tramandato fino a noi. Ecco, si vede che qualcuno che la sapeva più lunga di noi, sicuramente perché parlavano questa lingua e noi non la parliamo, è una lingua morta, quindi chi ha la lingua viva capisce molto di più le sfumature della poesia biblica. Qua siamo in poesia, oh, non è la nota del bucato. La poesia ebraica ha le sue regole, il parallelismo, eccetera. E quindi bisogna studiarla seriamente. Ecco, se uno va a svillaneggiare la Divina Commedia, beh, si trova davanti eh, una massa di, di, di studiosi che, che gli dicono: «Ma tu chi sei? E eh, così anche la Bibbia, qui siamo in poesia: non si scherza, e leggiamo questo pezzo, il capitolo 8, che è, come vedremo, è mistico, come anche le parole. Che, mh, che dice l'amata io dormo ma il mio cuore veglia. Che cosa vuol dire che il cuore veglia? Stai sveglia o dormi? No, vuol dire tutte e due, vuol dire io dormo ma il mio cuore veglia. E mh, i, re, i monaci antichi hanno eh, sempre cercato di essere in comunione con Dio anche di notte. E perciò, nella ultima preghiera della giornata eh, dicono questa preghiera, nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ecco, non vado più in là, ecco, però eh, c'è anche un bel mistero dietro a, a quella. A quella parola del cantico io dormo, ma il mio cuore veglia. Ecco. Eh, Leggiamo questo pezzo, questo passaggio, cantico 8, 6, 7. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come lo Sheol è la gelosia. Le sue vampe sono vampe di fuoco una fiamma di Yahweh. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le, le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Cerco un po' di spiegarlo. Beh, mettimi come sigillo sul tuo cuore. Ecco, non è un anello, non chiede un anello l'amata <ride> che si mette al dito, mette un, chiede un sigillo sul tuo cuore, che il cuore è, è quello che, che, che influisce eh, sul nostro comportamento e in questo caso sull'amore, cioè un tatuaggio sul cuore <ride> è una cosa che dura per sempre come sigillo sul tuo braccio. Il braccio nella Bibbia indica l'azione. Ecco, ricordami in tutte le cose che fai, vuol dire, secondo me. E poi dice forte come la morte e l'amore, tenace come lo Sheol e la gelosia. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma di Yah. <ride> Chi è Yah? <ride> Vedete qua la parola ebraica, shal ev, shal hevet ya. C'è un ya, con un, io ho messo il trattino, perché è una parolina che va attaccata alla parola, ma non è eh, nel significato della parola. Una fiamma di ya. Quando noi diciamo alleluia, diciamo una cosa in ebraico. Allelu-ya. <ride> è la... È la Yah è la come si dice l'abbreviazione la, del, del, del nome di Dio Yahweh, Yah, quando diciamo Alleluia, l'ho appena detto adesso, diciamo Alleluia. Yah, eh, lo date, Yah, lo date, Yahweh, lo il Signore. Anche qua se Yah eh, è una fiamma di Yah, ecco. E allora qui sta parlando dell'amore di Dio. Mi dispiace, non sta parlando dell'erotismo. Il Cantico dei Cantici arriva a questo punto. E perché e lo Sheol che cos'è? Lo Sheol era per gli antichi il luogo dei dormienti. Non c'era il paradiso, il purgatorio, l'inferno. Quelli li abbiamo solo con la venuta del Signore. Ma prima c'era lo Sheol, era solo una livella che, che, che parlava all'uomo dicendo: Guarda, che morirai. Moriva il, il ricco e il povero, lo schiavo e il libero, l'uomo e la donna, il piccolo e il grande: tutti erano messi sotto eh, la stessa, eh, lo stesso eso, eh, eh, esito finale della loro vita, la morte. E Cosa vuol dire che l'amore è tenace come la gelosia, come lo sheol? È la gelosia. Eh, qui c'è un termine in ebraico, la chinna, che, che però qui abbiamo visto che è riferita a Dio. Che cos'è la gelosia di Dio? Lo dice in Isaia Sono un Dio geloso, lo dice Dio, quindi non ci sbagliamo. Ho tradotto bene, eh, c'è un. La chinna però è quella gelosia di Dio positiva eh, che raggiunge, tende a raggiungere quelli che si sono allontanati da lui fino allo Sheol. Eh, il Signore ti viene a, a cercare fino allo Sheol, fino nell'abisso delle anime dormienti, perché, perché siamo Suoi. E allora si, si dispera Dio quando ci allontaniamo, quando prendiamo una cattiva strada, ma è capace di scovarci anche allo Sheol. Ecco. E questo lo dice anche il Salmo. Ecco. Eh, se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo nell'abisso, nello Sheol, eccoti, dice così il Salmo. E Dio è sempre presente anche quando siamo lontani, peccatori, lontano da Lui, e ci vuole tirare fuori dall'abisso, ci vuole riportare a sé e ci vuole sposare, come abbiamo visto che dicono i profeti Osea e Isaia, ma come dice anche il Cantico dei Cantici, e qui ci parla dell'amore di Dio, e non ci parla di un amonumano. Ecco, i greci eh, distinguevano l'amore. Noi sotto il termine amore mettiamo tutto, eh, proprio sembra un cassettone dei rifiuti, ci vanno tutti <ride> i tipi di istinto sotto il termine amore. Invece, i greci erano un po' più furbi, distinguevano con tre parole l'amore. Leros, sappiamo che cos'è, Filia che è l'amicizia, e Agapi che era la forma di amore più alta, la carità, l'affezione. La, la, ecco, nel Nuovo Testamento quando si parla dell'amore di Gesù, eh, l'amore di Dio anche, si dice Agapi, scelgono la, la parola più, eh, più indicativa per descrivere l'amore di Dio. Eh, allora è chiaro che questi termini eh, quando dice le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo, ecco, non, non possono essere riferite a, a un pranzo a base di hot dog con la maionese, sto parlando dell'atto sessuale in se stesso furtivo e veloce, ecco, eh, sta parlando di qualcos'altro. Qui siamo nella mistica, ecco, le grandi tribolazioni, le, le acque e le grandi acque, i fiumi nella Bibbia indicano le tribolazioni. E chi è che è passato attraverso le grandi tribolazioni, le grandi acque attraverso i fiumi? È il Signore che ha sopportato la grande tribolazione, è passato attraverso le grandi acque. Ecco, e, e però questo amore che aveva in lui, come dice San Paolo, eh, quando, dice, quando parla dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù. È una potenza invincibile, l'amore di Dio, che può essere anche negli uomini. Ne parla anche Geremia nell'Antico Testamento. Se leggete il, il, il capitolo 20, parla di questa fiamma di Yah, anche Geremia, che la sentiva dentro di sé. E questo è il mistero del Signore, che è riuscito ad amare fino alla fine, fino alla morte e alla morte di croce. Alla fine ha detto, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Chi è che può avere un amore così? È solo Dio. Ma l'amore di Dio può essere riversato anche nei nostri cuori, come dice San Paolo in un'altra lettera. E per questo che alla fine si conclude parlando dell'amore di Dio, ecco che può essere anche nell'uomo come era in Cristo può essere anche in noi se lo chiediamo. E mh, alla fine c'è eh, una finale molto sarcastica. <ride> Perché dice se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore non ne avrebbe che dispregio. Eh, cosa vuol dire? Che l'amore è gratuito. Eh, eh, anche se tu avessi il capitale più, più, eh, un capitale enorme di denaro e te, eh, tentassi di avere questo bene eterno, no, non si può. Eh, l'amore di Dio lo dà il Signore e i Suoi fedeli e lo dà a quelli che lo chiedono. E quindi l'amore non si mercifica, è come uno che, che va in un negozio e dice vorrei comprare il sole, <ride> è impossibile, e sono cose che non si comprano, e sono i doni del Signore, dello Spirito Santo, i carismi sono chiamati. E quindi la, la, corte, la corte celeste, eh, se, 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 vede, eh, se vede qualcuno che tenta eh, con del denaro di comprare i doni del Signore, eh, se, lo, lo, lo disprezza, viene disprezzato da tutta la corte celeste, dai santi del paradiso, ma anche dai veri fedeli cristiani che sono su questa terra. In cambio della, se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Dicono, questo è proprio pazzo. <ride> Con i soldi fate quello che volete, potete avere il sesso, anche, tu, anche tante altre cose, ma l'amore di Dio è una cosa seria. Ecco, è gratuita, ma eh, viene data a coloro che... Desiderano essere come Cristo e amare con quella potenza invincibile che era l'amore che aveva il Signore. Ecco, leggiamo allora un altro poema bellissimo sull'amore, questa volta l'amore di Dio. E San Paolo, quando parla, vi ho detto che il termine carisma vuol dire dono di Dio, è Dio che eh, trasmette le sue qualità agli uomini e le può trasmettere lo vediamo nella vita dei santi e quindi può, può trasmettere la potenza ecco di, di essere maestri di dottrina i miracoli le guarigioni l'assistenza il governare le lingue e, e questi sono eh, sono i doni del signore che di che erano stati dati agli apostoli, come sappiamo dal Nuovo Testamento, ma anche a, a tutti i santi. I santi vivevano queste cose, avevano questi doni. Però San Paolo alla fine de, de, del capitolo 12 dice, da un consiglio, aspirate ai carismi più grandi. E io vi mostrerò una via migliore di tutte, anzi si dovrebbe tradurre, e io vi mostrerò una via la più sublime di tutte. E poi, in, e poi inizia, inizia il suo cantico all'amore di Dio, l'inno alla carità. Concludo leggendo questo testo. Se se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembolo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed essi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. Non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta, è imperfetta la nostra profezia, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da, da bambino, ma divenuto uomo ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa ma allora lo vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono sovraconosciuto da Dio. Pace bene a tutti e buona giornata.